Benvenuti a una nuova puntata di Conoscere i funghi. Buongiorno Fabio. Buongiorno Giorgia. Oggi credo sia la prima volta in tante edizioni che ti vedono vestito non da funghi. Ci vedono vestiti, poi prima volta in due edizioni che ci vedono vestiti tutti e due in maniera differente, fuori dal contesto del bosco, perché la puntata di oggi e di domani è dedicata a un viaggio che Fabio ha fatto in Svezia, in un paese completamente diverso dal nostro, alla ricerca di funghi. Però in questa puntata vorrei che tu mi descrivessi un po' che tipo di ambiente hai trovato appunto in un paese così differente. Beh, la Svezia sicuramente è un paese molto particolare per quanto riguarda i funghi e quindi ci sono diversi micologi che approfittano di della facilità che c'è anche adesso di raggiungere la Svezia per poter andare a studiare i funghi nordici. L'ambiente della Svezia è sicuramente un ambiente un po' particolare, forse un po' più monotono del nostro perché prevalgono i boschi di conifera e se non c'è conifera c'è betulla. Quindi sostanzialmente molto fisionomicamente diversi dai nostri. I funghi anche sono piuttosto particolari, ci sono alcune specie che abbiamo anche noi che magari lì sono più abbondanti e quindi è l'occasione buona per fare delle buone foto. Ci sono delle altre specie che si vedono lì e non si vedono poi altrove, qui nei nostri paesi non ci sono e quindi è l'occasione per vedere queste specie. Il viaggio è stato però non solo l'occasione per studiare i funghi, ma anche per fare delle buone immagini di paesaggi che sono molto particolari, molto suggestivi, e anche l'incontro di animali è stata l'occasione per scattare qualche foto. È così facile avere la presenza costante degli animali durante le passeggiate, le escursioni? Sì, beh, noi abbiamo trovato una certa facilità quando ci siamo spostati più verso il nord, perché siamo atterrati vicino a Stoccolma e poi abbiamo girato nella parte sud, vicino ai laghi, e lì è molto più antropizzata la Svezia e quindi ci sono meno animali. Però andando verso il nord, dove le distese di bosco sono molto maggiori e ci sono pochi centri abitati, lì gli animali sono abbastanza frequenti, soprattutto le renne, ci è capitato tante volte di averle vicine a noi mentre raccoglievamo funghi. Fabio, peraltro in questo viaggio in tua compagnia c'era anche il dottor Francesco Bellò. Sì, abbiamo avuto la fortuna di poter fare questo viaggio micologico con il dottor Bellù, che è il massimo esperto di funghi in Italia ed è uno dei più grandi esperti europei. E quindi con lui abbiamo avuto modo di osservare meglio anche specie molto particolari che per noi forse era difficile determinare. Ecco, proprio con il dottor Bellù quest'anno ho avuto modo di collaborare per portare a termine questo volume di funghi che è uscito quest'anno. Gli autori sono appunto il dottor Francesco Bellù e Giulio Veroi, che è un bellunese, micologo del nostro gruppo micologico. E io ho avuto modo di collaborare per una piccola parte. Questa è un'opera fondamentale, bilingue italiano-tedesco, 40 anni di esperienza micologica, dove possiamo acquistarlo? Allora, è possibile acquistarlo in tre librerie della provincia di Belluno, che sono a Belluno la libreria Tarantola, a Cortina la libreria Sovilla e a Feltre la libreria Piloto. E con questa puntata di Conoscere i funghi è davvero tutto. Noi ci rivediamo domani per la chiusura della stagione ad ammirare alcune specie di funghi della Svezia.